Benvenuti ragazzi. Scusate, ma abbiamo già dalle riprese prima abbiamo fatto un po' di danno. E via con la sigla. Innanzitutto volevamo ringraziarvi per i vostri mi piace, che ci seguite sempre, ci fa veramente piacere. Molto piacere. E di cosa andiamo a parlare oggi di bello? Più o meno della cosa dell'altra volta, ma come in promesso, dettaglio. Come promesso, nel dettaglio. Abbiamo detto che avremmo fatto un discorso serio su questi due prodotti, ricordiamo, iStick Pico Mega della Eleaf con atomizzatore Melo 3 e iStick Pico con atomizzatore Melo 3 Mini. Questo 4 ml, quello lì capienza 2 ml. Ma andiamo a vedere adesso questi due bei prodottini nel dettaglio. Ci vediamo a fine video. Eccoci qua con il nostro bel prodottino iStick Pico by Eleaf. La confezione vi arriva in confezione, in questa fantastica confezione col suo bel disegnone scritto sopra, marchi Eleaf dappertutto, il sito della Eleaf, colore e dietro le cosa c'è dentro al vostro pack. Nel vostro pack c'è una iStick Pico, appunto una boxettina senza l'atomizzatore, il Melo 3 mini atomizzatore, quindi l'atomizzatore in sé, una resistenza da 0.3 ohm, una resistenza da 0.5 ohm, 4 serial rings, cioè nel senso le guarnizioni, insomma alla fine ragazzi, niente di che, e un cavetto USB e due librette delle istruzioni, uno dell'atomizzatore e uno della sigaretta. Sotto ci sono tutte le varie cosine, il ring e tutto. Ovviamente adesso non c'è più niente perché io l'ho già usata e l'ho già aperta. Ecco qua, questa è con l'atomizzatore montato, la sigarettina con l'atomizzatore montato. Andiamo a smontare tutto. Ecco qua con il nostro atomizzatore smontato, la base è già montata sopra la nostra box. Abbiamo la resistenza 0.3 ohm, ecco qua, vedete c'è scritto, la potenza qua vi scrive che è da 30-80 watt, voi tenetela su un range di 30-40 watt, 45 non di più, così almeno vi dura di più, vi dura anche 3 settimane. Poi abbiamo il nostro tank, il nostro drip tip e il chiuditank. Andiamo a fare l'inizializzazione della resistenza. Montiamo la resistenza così sopra, in questa maniera, è molto semplice. Dobbiamo bagnare con il nostro liquido la resistenza, poche gocce, intanto non serve chissà quante gocce. Ecco qua, andiamo a mettere le goccine, mettiamo pochine un po' qua, sopra, in maniera che prenda bene. Non esagerate troppo che sennò poi dopo vi colla giù. Un po' nei buchi qua, andiamo a mettere la nostra bella tank, carichiamo. Voilà! Possiamo svaparla! Bene, avete visto l'iStick Pico? La Pico Mega non c'è niente da fare, la story è sempre quella, perché alla fine cambiano solo le dimensioni. I prodotti sono praticamente identici. L'unica cosa che cambia nell'iStick Pico Mega è, come abbiamo detto prima, che si possono utilizzare delle batterie un po' più grandi. Io adesso sto usando queste qua, quelle proprio classiche. Sono di VT5. Esatto. Le sue, che sono più piccoline rispetto... Vedete che qua ci sta una batteria che è spessa il doppio. E in questo tubo qua, per farci stare queste batterie qua, vi viene già dato in dotazione quando andate a comprarlo, c'è questo tubo. Vedete, quando mettete la batteria più grande, basta che chiudete col suo tappino, come nelle stick Pico, ed è fatta. Invece in questa qua dovete inserire la batteria
Vedete che è ballerina, se no. Sempre polo positivo. Ah, polo basso. Negativo in alto e polo positivo in basso, mi raccomando. Inserite il tubo, il tubicino, l'andate a richiudere e vedete che quando la richiudete si illuminerà il display. Avete visto? Eccolo qua. E niente, anche questa qua è pronta da svapare perché io ho già cambiato la resistenza in precedenza. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati per le considerazioni finali, prova di svapo. Andiamo a fare la prova di svapo di questi, ricordiamo, Melo 3 Eleaf Pico Mega e Melo 3 Mini Pico. Di vapore ne fanno parecchio. Per il costo, per che, il costo hanno, che hanno va benissimo. Poi comunque contate che sono resistenze prefatte, quindi fanno quello che possono, quello che è, fanno, non è che possono fare diversamente. E, come aroma c'è anche aroma, guarda che non è per niente male l'aroma. È una buona resa, secondo me. È una me. Buona resa. Adesso qui come aroma abbiamo cioccolato che ha fatto il signorino qui presente, cioccolato e menta. Devo dire che è una bella resa, così quasi me la aggiungo un po' più. La range ottimale è dai 30 ai 45 watt, non superateli perché poi... Per questa resistenza qua? Perché più che altro non vi dura, questa resistenza dura un botto ragazzi, dura un botto. Dura se la sapete settimane. Tenere bene, 2-3 settimane. La fate partire bene, la tenete bene, non la sforzate, non la... vi dura 3 settimane, tranquillamente liscio come l'olio proprio. Esatto, e ricordiamo che questi modelli di sigarette tengono anche le resistenze da 0,18. Sì, no, hanno un sacco di resistenze, tutto il titanio, 0,5, 0,3, perché hanno anche il controllo della temperatura, che ci siamo dimenticati di dirlo prima, ma questi hanno anche il controllo della temperatura, quindi cioè, diciamo che fanno già un sacco di cose, potete già aggiustarle bene con queste boxine. Esatto. Io posso dire solo due o tre difettini che io ho trovato su questo detonatore, che prima di tutto, secondo me, è un tiro di polmoni, molto, cioè veramente già un bel tiro di polmoni abbastanza spinto, però sembra un fischietto, cioè alla fine. Ma la tua fa diverso dalla mia. Cioè non so perché, ma la mia sembra un fischietto. La mia fa così. La mia sembra un fischietto, ragazzi, io non riesco a capire come mai, ma sembra veramente un fischietto ed è tutto aperto e... Effettivamente. Però dà fastidio, cioè sentite il suono com'è. Ci sta, dai. Fastidio, non ne dà. Ci sta. Un altro problema di queste cose, di questa, è che è nello smontare, una volta che tu hai montato, che cioè è bello fisso, mamma mia, smontarle ragazzi ci vuole veramente... è allucinante a smontare questa cosa, è veramente dura, poi ti si gira il vetro, non riesco a capire come mai si gira il vetro, e non riesci a svitare queste due parti qua. No, ma proprio svitare questo. Ah, sì, è qua dovete metterci bene. Io vi consiglio di prendermi una chiavettina come questa. Questa qua è della Coilmaster. Dopo lo userò anch'io. Ha un diametro, già tutti i diametri che volete. Voi la infilate così e andate a aprire il vostro automatizzatore, chiudere come volete. In ogni caso, abbiamo ancora qualcos'altro da dire su questi prodotti? Io ve li consiglio, ve lo consiglio in ogni caso. Se volete spendere poco e avere qualità, certo, non media. Non media, non bassa, ma per me, per il costo che ha, è veramente una qualità. Cioè, voi contate che io con 130 euro mi sono preso questo kit qua. Questo di base costa adesso anche 50-60 euro. Aspettate, mi sono preso questo qua, 130. Il liquido, 250 ml, la nicotina 9 all'epoca, quando si poteva ancora prendere le basi grosse. Da 250. 250 ml, un aroma da 5 ml, della Flavo Art, quindi non la marca del cazzo. Comunque, e poi anche le due batterie, e le due batterie delle Sony VT5, quindi con 130 euro mi sono fatto un acquisto. E avete fatto tutto. Contato anche il caricabatterie, che mi raccomando, certo. Usate il suo caricabatterie. Ah, ecco, vero, ho preso anche il caricabatterie a parte, vero. Tipo quello che farò vedere quando schioccherò le mani. Questo qua mi raccomando, anche il controllo degli ampere, perché questo tipo di batterie, quelle verdi, che conosciamo tutti, della Sony, le classiche, per le sigarette elettroniche in genere vanno caricate a 0,5 A. E questo qua di default vi mette a 0,2, schiacciando il tastino di qua va poi a regolarvi la carica, però mi raccomando tenete sempre sugli 0,5 A per la carica.
ci sono anche quelli da 2, io ho preso uno da 2 piccolino che è già autoregolato. Esatto, sì, il mio è da 4 batterie. Tra un po' però mi tornerà utile appena avrò un nuovo modello da recensire. Ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima svapata.